La compagnia di Ventura stringe i denti, gioca con Mestiere e supera il Cesena che non riesce ad approfittare delle defiance della capolista, ancora lontana dalla squadra brillante ammirata nella prima parte della stagione. I giallorossi vanno subito in gol per la bravura di Bachini che si beve con una finta Ponzo e viene da questo atterrato in area. Il rigore ineccepibile trova il solito Fredo Francioso che supera Sardini che pure aveva intuito il tiro. Era appena il sesto minuto ed il Cesena, quattro minuti dopo, ha reclamato per un fallo in area di Servidei su Agostini chiedendo il rigore, sul quale l'arbitro D'Agnello non si è trovato d'accordo. Il Lecce cerca di chiudere la gara e continua ad attaccare anche per tenere lontana la palla dalla sua difesa in affanno sui capovolgimenti di fronte. E proprio su una delle tante palle perse al centrocampo il Cesena trova il pareggio su un'azione Dolcetti-Piangerelli che si conclude con un tiro del centrocampista che batte Lorieri con l'aiuto della deviazione di Macellari. Francioso cade in area ma non c'è rigore, la ripresa presenta un Lecce più forte in fase di interdizione e rilancio con l'ingresso di Casale al posto di Cucciari. Al tredicesimo i giallorossi passano nuovamente in vantaggio con un'autorete di Bianchi provocata da un colpo di testa in mischia di Servidei. I romagnoli cercano di rimontare ma si scoprono ed il Lecce ne approfitta per rendersi pericoloso in contropiede negli spazi che si aprono per Francioso, Bachini, autore di qualche show, e Palmieri che coglie il palo a tempo scaduto innescando la solita festa per il sogno che continua. Una vittoria importante perché è venuta in una domenica difficile per noi dopo una settimana abbastanza travagliata, reduci dalla sconfitta di Torino, dovevamo assolutamente non dimostrare ma riprendere a vincere e tra le defezioni e questa pressione psicologica è evidente che è una domenica importante sotto l'aspetto del risultato. Credo che invece però possa offrire sicuramente meglio o qualcosa di più, non appena avrà la squadra con tutti i suoi effettivi e non appena potremo sfruttare un minimo di serenità nostra.